Salutiamo Francesco Macri, presidente di Estra, una multiutility tra le prime in Italia nel settore dell'energia, fornisce servizi che vanno da vendita di gas, metano GPL, energia elettrica, le TLC. Benvenuto a News 24. Grazie, buonasera. Allora, la notizia di questi giorni, quando si parla di consumi di bollette, anche se non è il caso dell'energia, sono le fatturazioni a 28 giorni sulle quali il governo ha annunciato un intervento. Ci aiuti prima di tutto a capire come si arriva a cambiamenti di questo tipo, perché, quali sono i motivi? È una pratica unicamente che ha un risvolto commerciale, è una pratica che non è condivisibile, ci sono altre aziende che non attuano un periodo di fatturazione di 28 giorni. Deve essere di 30 perché si sovverte complessivamente i costi dell'utente, del consumatore, quindi la pratica corretta a cui tutti si dovrebbero uniformare è di 30 giorni come periodo di fatturazione. Forse la fatturazione è una delle cose che si capiscono di più in bolletta, quello che si capisce di meno in generale sono i vari costi con accise, con tasse su tasse, imposte. Voi avete fatto una ricerca che dice cose molto interessanti. Sì, come gruppo Estra abbiamo commissionato una ricerca proprio per comprendere la comprensione dell'utente, che per noi è un cittadino, e si è scoperto che solo un italiano su 10 sa leggere la bolletta, non certo per colpa loro. È vero che si applica ciò che prevede e che dice l'autorità per l'energia e il gas, ma c'è un problema di leggibilità. Ma sostanzialmente ancor di più c'è un problema di costi rilevanti, perché la materia prima incide davvero in maniera parziale. Di recente l'Authority ha rilevato che uno dei problemi sia appunto la tassazione troppo elevata rispetto alla media europea, soprattutto per le imprese ma anche per le utenze domestiche. I costi, la bilancia energetica per famiglie e imprese stanno diventando sempre più una voce rilevante, però vorrei precisare che le aziende del settore in questo senso possono fare poco perché i loro margini operativi sulla materia prima, che incide solo per una parte, pensi che sul gas, se costa 20 centesimi in media un metro cubo di gas, abbiamo 20 centesimi di imposta nazionale. Lei capisce, se a questo aggiungiamo l'addizionale regionale, le accise e addirittura l'IVA sulle imposte, basterebbe almeno rimuovere l'IVA sulle imposte, quindi l'imposta sull'imposta, per alleviare i costi complessivi di famiglie e imprese. Ce lo auguriamo. Migliora e in che senso la situazione, se migliora con il mercato libero? Dovrebbe migliorare. Noi ci auguriamo che dal momento in cui sarà liberalizzato il mercato si ponga il cittadino al centro. Non potrà essere soltanto una guerra sui prezzi. Già il livello di aggressività commerciale è elevato e ne fanno le spese tanti cittadini, soprattutto la parte più debole della società. Dobbiamo competere soprattutto sulla qualità del servizio, ponendo il cittadino al centro. Quindi pensare a un futuro, a un ecosistema dell'energia dove ne trae giovamento e sollievo l'utente in generale. Molte volte gli utenti si trovano a dover combattere con i call center per capire non solo la bolletta, ma anche per richieste, volture o cose del genere. Bene, una partita molto complicata. Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda riapre domani il tavolo su Almaviva e ha anticipato a novembre la verifica dell'attuazione di un protocollo che chiede proprio più occupazione in Italia, quindi meno call center delocalizzati all'estero. Voi avete anticipato questa operazione, qual è l'obiettivo? Cosa deve fare un call center efficace, anche se ovviamente i costi aumentano? Guardi, noi riteniamo giusto che quando soprattutto si cresce non si debba necessariamente imitare i grandi modelli nazionali e multinazionali e lavorare sempre più sui margini del prezzo. In questo senso abbiamo scoperto, anche se è più costoso, più faticoso, che un call center territoriale, in questo caso noi abbiamo rinunciato al rapporto con call center stranieri ormai da tempo, anticipando anche questa linea del governo, abbiamo verificato che avere un call center che parla la lingua del territorio, che sia dimensionato, che riconosca l'utente, è assolutamente premiante, il gradimento dei clienti si eleva. Quindi il consiglio che do è di ritornare nel territorio, di svolgere un servizio di prossimità. Le aziende come la nostra, che svolgono di fatto dei servizi di pubblico interesse, devono recuperare appieno la responsabilità sociale d'impresa. Per noi gli utenti devono essere cittadini e dobbiamo investire su dei rapporti di qualità e durevoli.
A proposito, in conclusione, di rapporto con gli utenti, sono molti i casi, e non solo con gli anziani, di truffe commerciali, di contratti stipulati in maniera non del tutto regolare. Forse occorre più regolamentazione in questo senso. L'Authority sta facendo molto e sta facendo sanzioni. Nessuno di noi è perfetto, spesso capita di sbagliare. Affidandoci ad agenzie esterne e a call center, spesso può succedere di imbattersi in incidenti di questo tipo. Anche qui, se il modello è territoriale, se i dati in possesso dal punto di vista commerciale rimangono in Italia, in agenzie italiane sono più al sicuro, possono essere, come dire, evitate distorsioni. Anche in questo senso dobbiamo applicare modelli commerciali con verifiche e con, diciamo, controlli serrati, che arrivino anche a come dire, rimuovere partner commerciali che si azzardano a operare in maniera scorretta. Grazie a Francesco Macri per essere stato con noi, buon lavoro. Noi ora ci occupiamo